17. Ma Mino Serozzo, Mino Serozzo, tutta la notte con quella che ronzega. Prende monitor. Camere multiple le e anche massa che le dè. Mi sono ben accorta. Ma se solo penso che a Vienna era le camere singole. Il personale cortese. E non era le suore. Oddio, ecco che mi torna un'altra figlia di mare. Stamattina venne il primario e vede. Beh, madre mi vende qui sprizzoni. Diserà che sarà dal mondo per altro. Ah, deciderà il primario. Oddio. Buongiorno! Ma Stiletti è la fin del mondo! Guardate come ti appoggio la testa sul così, sono fatti in catalesso! Sarà Minzio rettore che ronzega come entrator? Non senti niente! Guardi qua! E che dorme pupisso di tutti, lei l'Antonio. Non la neanche sentì i strepiti della suora. Sveglia, signor Antonio! Signor Antonio! Sveglia! Oh mio Dio! Non sarà mica morto? Ma no, madre, ma non lo dica neanche per scherzo! Ma no, non sarà mica morto? Oddio, bella, è successa una disgrazia, mi sento, il desiderio! Ma sono Dio! Chiamalo! Non che vedo! Non che sento! Ma signor Antonio, che mi ridavi un ictus? Ma no, ma no, un attimo, un attimo! Oddio, madre, la paga qualcosa che sarà venuto un'amnesia! Non si ricorda più niente! Oddio. Quando che vado a dormire, devo cavarmi via mille trappole! E la mattina mi tocca rimettermi su tutto! Prima quel per sentirne! Ho la dentiera! E alla fine io c'hai. Olla! Ecco fatto! Ho capito! Forza di cavar via tocchi la sera! E mezz'uomo sul comodino! Non ride! Ma che anche i solati positivi, eh! Non sento i strepiti della mia sposa e non la vedo appena desmissiata! Al manco di notte stago tranquilla! Meno male, signor Antonio, meno male che sta bene! Mi stava venendo mancamento! Oddio! Attimo! Tutto risolto? Cari pazienti disgraziati, adesso che siete tutti desmissiati, va bene non fare il casino di ieri sera? Stamattina passa il primario in visita e dal suo parere dipende la vostra miserabile sorte ospedaliera. Madre, non la rimetta paura? Ma no, caro! Non si stremisce, la scienza medica viene in soccorso ai derelitti come voi per alleviarli dalle loro miserie. La malasorte la va a portare di qua e noi ne sbregam pur de guarirvi, anche perché voi sen costo non indifferente per l'ospedale e quindi, cari, prima ne a casa è meglio le per tutti. Ben ben. Mi sopporta ben meglio la suora della mia sposa. Migo, sempre più mal di panza. Ormai la mi fa mal solo a guardarla. Oh, allora forse l'è peritonite. E poi ho anche un'altra bella notizia. Dovendo andare tutti sotto i ferri, ancoi, anche la colazione l'è ridotta al minimo. Con la fortuna di un'altra, proprio. Ben, non è che di solito all'ospedale se faga grandi magnate. Insomma, madre, mi gaveria da domandare che in piacere, insomma.
non è che la poteria far portare in separé o qualcosa da mettere tra questo e gli altri doletti. E insomma, la capirà, una donna è in camera con due uomini. Stanotte le sta bene abbastanza imbarazzante, voleria la me privacy. Stavolta la da reson, la me scusa. Averissi in dove sto pensare di ieri sera, ma che il pago portare? Infermiera? Oh. Eccomi madre, avevo portato anche le colazioni. Buongiorno! Anche al coile de turno Ela. Prima bene, di bene. Stasera la porta al separè da mettere qua. Vabbè, adesso però le ore di colazione. Sì. Allora vedem qua. Numero 15. Oh, buongiorno signor Ettore. E non può il magnar ma poco. Sì. Poi vedi. Numero 16. Colazione completa? E numero 17. Digiuno totale. Ora un po' più. Oh, meno male. Non sarà un granché, ma piuttosto che niente. Eccomi, imbecilli. Senza cena, senza dormire e senza colazione. Beh, se non volto via dal mal, svegno per la denutrizione. Oh, va là. Per una sera come Ela che la vuol mantenersi in forma. Insomma, e se guardi a Elo, va là. Basta lamentarsi. Infermiera? Infermiera? Dei dossiori qua, mi serve il campione di urine. Ah, il campione di urine? Questo è mi. Da voci! Che viene sempre a gara chi è che pisava più lungo. E mi? Mi vincevo sempre. Vogliono fare una gara, signor Antonio? Oh, volentieri, se può provare. Ma non so se qua dentro la ne lascia. Ma se sa bene. Basta ciacere. E se trovate voi due, mi pare dottosati. E la mezza signora Miranda, per preparare l'intestino all'operazione, la deve tomare sta medicina, la toga per via rettale. E va bene madre, grazie. Signor Ettore, ormai lo capì come che cosa tosta medicina qua. Via rettale? Deve essere quella via di Rio via De Gasperi. Lì vizi nell'ospedale. Ma sì, ma che goda Martin una medicina? Ma col mai che go? Ah, ok. No, non può essere, no? Ah, Mino Saberia. L'unica lecla che domandi alla suora, sempre se non la si arrabbia. Madre, madre, la mi scusia, non ho mica per disturbarle, ma mi non ho capito ben come che doveva torsta medicina, se la mi potesse dire. Ve l'ho detto prima, per via anale, dai che non è difficile. Ah, e certo, madre, via anale. Ma adesso come fago? Vado a cambiare via. Ma che se fosse anche più lontana di via rettale, non posso andare di nuovo a fare la figura della cretina. Ah, ste medicine, le sempre più complicate. L'unica è che la torni a domandare. Madre, madre, la mi perdonia, ma io non sono tanto pratica di queste robe, se la mi potesse dire come che devo fare o ondo che devo nare a torsta medicina qua. Oh, signora, che nervoso, lasci la me tante il culo. Bella medaga si sta pirula prima che la paga disastri. Vi domanderei al primario sa fare appena che l'arriva.
Beh, certo che sto caffè latte è ben chiaro, beh. Mi dico che con il litro di latte fa mezzo reparto. Stai a perdere tempo, signor Ettore. E boccia subito i biscotti del caffè latte. Che secchi come che è, che va mezz'ora per mogliarli. E i biscotti, diseredati. Ah, sì, sì. Besti, qua sei che casca sul pe a qualche duni, che rotteiosi, eh. Che lamentosi che sei. Vabbè che questo è un ospedale, non è un grand hotel. E poi il minimo per la sopravvivenza della sicurana voi poveri sciagurati. Le biscotti dietetici, senza zucchero, senza ovi, senza burro e senza grassi. Sega dura, insomma. Però grazie, madre. Grazie per la sua misericordia. Ma prego, benedetto, prego. E prego anche per voi, che ancoinare tutti sotto i ferri. E poi capitarte tutto. Oddio, madre, ma essere il medico del tagliare sbaglia qualcosa? Ma cara sciora, errore del medico, volontà di Dio. Ecco. Adesso che venti il mio Carlo, mica dico di mandarmi il notaio perché mi vuole sa scritto il testamento. Sì, sì. Oh. Addirittura. Sarà mica un'esagerazione chiamare il notaio per testamento per un'appendicite, no? Voi non sapete quanta roba che gomi. Ma io sa scritto le robe ciare, eh? Chissà, insomma, forse no, un po' di spiaceri. Ma ella si fa coltosa? Migo tanta di quella roba. Oh. Sì, sì. Mica, mica come voi altri popolani, no? Allora, aspetta che penso che la villa ando che abito e con la servitù, se sa bene. E il castello in Alto Adige. E un par di alberghi. Quattro botteghe. 56, mi pare, 56 quartieri. 56 quartieri? Ah no, no, 57 quartieri, sì, sì. E poi ovviamente obbligazioni, titoli, soldi liquidi. Orpo, signora, allora la garesona scrive qualcosa, ma non va la fioi. Ah no, e mi dispiace sì tanto. Mammi, non vuoi la sarghi tutta al Carlo, eh? E il faria for tutto il patrimonio in un attimo, no no? E che darò solo una rendita minima. E il resto che darò a mia sorella. E la mella che eredi. E il patrimonio l'è tutto mio. Decido tutto mio. E il Carlo ha fatto l'affare della sua vita a sposarmi a me. L'è un scorlaperi, eh? Ma l'ha sposata per amore. Per amore del malloppo. Per il patrimonio, se fa volentieri anche a matrimonio. Ma se sa bene, il mio Carlo il mio vuole un ben dell'anima, anzi in arianga anche del fuoco per me. Sicuro? Ma intanto. Intanto le anafora a cena con la moglie del suo Antonio. Che nervoso! E appena che l'arriva mi sente bene. E senza offesa, signor Antonio, e con tutto il rispetto, ma proprio con quella strega della sua sposa dovevi lonar fuori a cena? Oh. Se la pensa che mi venio all'ospedale de mo per non vederla e non sentirla. Se la si trovasse un principe azzurro e la lessa via, che po', anche se non fosse azzurro, lei lo stesso, basta che la paga. E grazia che saria. Per il mio Carlo. Mi per la mia sposa? La mano la metto neanche sul termosifon. Magari la ne sa via. Quando che vengo all'ospedale, dalle mie ferie più belle. Eccomi qua. Buon dia a tutti. Ciao, Mira. Come stai tu? Brutto Caino che non ti sei altro. Ti sei innamorata appena con quella lane, sì? Vedo che ti stai bene, amore. Il tono è sempre quel. Ma che cena, Miranda, che cena. Avevo mangiato un panetto un presa al bar dell'ospedale perché mi ero stracco.
e la signora Franca anca. Va là, tesoro, che ti puoi star tranquilla e non sta a essere gelosa. Hai visto? Si sa ben che tra una proletaria e una baronessa il mi sceglieva a me. Amore caro! Tesoro, ma te sai che mi ti vuoi ben solo a te? E al suo patrimonio. Savi, mi sposa, lei è tanto gelosa di me, ma d'altra parte noi non avendo fioi, per ella sono il suo unico affetto. Non è lo vero amore? È l'unico erede. Hai detto giusto. E Carlo, insomma, volevo domandarti in piacere. Ancora stamattina fa venire qua il notaio, il solito, quel che gavene per tutti gli affari, perché mi voleria scrivere le mie ultime volontà. Ma Miranda, dai dai, non sta di stupidate, non sta a pensare a morire, le buone appendicite, niente di che. Carlo, t'ho dito di chiamarmi il notaio ancora stamattina. Non sono per niente tranquilla in questo ospedale pubblico qua, è meglio non so scritte le robe, beh. Che se la gavessa da normale, insomma. Va bene, va bene. Se ti fa stare tranquilla, ciamo subito. Ma, grazie, amore. Dimmi mo, cosita per curiosità, ma chi che ti nomineresti ti come tuo erede? No, Carlo. A quel che penso mi, Mattino te devi preoccupare. Ma te sai, te sei sempre il primo dei miei pensieri. Ma il so, tesoro, il so. E poi mi hai detto so, ma non mi interessa proprio niente. Quante bugie, una e anche l'altra. E fa far salti. Ma i soldi a corpo alti, caro mio. Dai, Carlo, va a trovarmi sto notaio che godanar presso sala operatoria. Vago. Però Miranda non sta a far monade, va bene? Vado bene. Saluti e in bocca al lupo per accogli. Arrivederci. Preppi, arrivederci. Ben. Non è pericolo che la mia sposa la me lascia l'eredità. Non la ga niente. Son una lingua lunga come una cintura. Oh, mi gosso il debiti. Ma se moro, la dovrà pagarseli ela. Oh, che piacere rivederla, signorina. Signor Ettore, e lo sa che la suora non la vuole che gli dente confidenza ai pazienti. Ma dai, se la suora non la vede e non la sente, la lascia mica che dica che la... È proprio una bella infermiera. E intanto che non la ne vede, anche lei la signor Ettore è un bel paziente. Però, ho mille misteri da fare ancora. Sì. Tra poco dovrei arrivare il primario, guardate essere tutti in ordine e dopo la visita voi due uomini veni con me per il campione delle urine. A dopo! Arrivederci, signorina! E bravo il nostro Ettore! Il che prova? Bravo! E il Garrison? Beata gioventù! Invece, tacco essere un po' preoccupata per ancoi. No, non sta a preoccuparsi. E il dottor Ferrazzi è uno famoso. No, anche Hitler era famoso e lì feva fora. Beh, dei chirurghi propri non mi fido. Gli esperti a maneggiare cortei. I se mette la maschera per non farsi conoscere. E i guanti per non lasciare impronte. Dai, dai, che gli è mediti, mica assassini. Dai, che la suora che mi terrorizza qua. Operazioni ho fatto tante. Ma questa è un poco complicata. Beh sì, col corno si scherza. Sai che le dis le analisi? E il mio dottor e il mio dito. Signor Antonio, e sta attento dopo che mette il piede sinistro. Sì, mi ero agitato a domandare perché. E il mio dito, perché il destro le sa la fossa. E vedrà che l'operazione la narra ben. Quello che forse e se mette mente lo di essere malà. No, non so, può anche essere. So solo che quando che sono qua all'ospedale e soprattutto lontano dalla mia sposa, stavo bene. Dai, mi invece sono un po' ottimista. Bisogna star su de morale.
e mettersi delle mani dei medici se vuol guarire. E Lori alla fine fa quel che vuole. Non sta da buttarsi su, che non serve a niente. Oh, certo, il Garrison. Ma se ricordi a che i medici a inizio carriera gli fa il giuramento di Ippocrate? Col capitardo è tutto. Basta, basta adesso mettermi paura. Anzi, ve conto una bella barzelletta, così ne tirano su di morale tutti quanti. Vado bene? Volentera. Allora, signor Antonio, e noi il gamalalcorne, sì? Certo. Beh, e se squerza gli occhi con le mani, sentilo ancora male? In realtà non capisco cosa che c'entra gli occhi col male al cuore. Semplice. Occhio non vede, cuore non duole. Passata qui, signor Antonio. Questa è la camera mista che le dicevo, numero 15, 16 e 17. Buongiorno a tutte. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Causa la spending review e la restrizione del reparto, abbiamo dovuto ricoverare assieme due uomini e una donna. Mi scusi, dottore, non una donna, una baronessa. Ma quale onore? Ma davvero? Mi dica, baronessa di che titolo? Io sono donna Miranda Hoffman, baronessa di San Lorenzo della Portela, dama dell'Ordine del Santo Sepolcro, nobildonna di Casalburgo. Oh, baronessa, bacio mano. Oh. Sa, anch'io sono nobile. Dottor Giulio Ferrazzi, conte del titolo di San Leonardo. Nobile? Ma, di Casalburgo pure io. Ma mi dica invece... che ci fa qua in ospedale? Ma dottore, non sapevo nulla! Ho piatta vergine! Ma l'ha visto madre? Dottor Ferrazzi, ma che galante che l'è! E che bel uomo! E mi son qua perché ho dolore la panza, ma se il mio operalo che l'è sì bravo, e il ganca le mani fatta, insomma, ne sarò felice. E lei cosa ci fa, dottore? Cara baronessa, io non dico quasi mai a nessuno d'essere nobile. Preferisco essere riservato e fare il mio dovere senza clamore. Oh. Ho votato la mia vita per lo studio della medicina, per alleviare le sofferenze del prossimo. Bravo, dottore! Un bel esempio di umiltà e di servizio. Lei lo sa meglio di me? Certo. La salute vale più del titolo nobiliare. Anzi, non sopporto... quei nobili che disprezzano gli altri, che si sentono superiori. Che fastidiosi, che fastidiosi. Per non parlare di quei nobili che sposano impiegato e noi che la sa niente in eredità. Quelli sono i peggiori, non li sopporto. Insopportabili, dottor Assi, sì, insopportabili. Ha sempre vuole privilegi, a dire a tutti che sono nobili, ma noi siamo come tutti gli altri, dottor, e non è lo vera? Certo, certo, la nobiltà vera è nel cuore, non nel titolo. Oh, noi t'averissimo da dire qualcosa riguardo della signora qua? Ti sei trovati sti due col sangue blu? E sangue rosso, ma sangue blu, ma cosa cambia? Ne malano anche a noi come tutti quanti, no, dottore? Mi vengo volentieri negli ospedali pubblici, volentieri. Tanti miei colleghi nobili, io schifo di tutto, noi veniria mai qui, ma missi, mi messo un dita. Vago col popolo, vado a vivere la vita di tutti i comuni mortali. Quante bosie. Cosa avete a dir voi altri, Ma sentite che chi è il dottore che parla, ma senti che bella voce che gli dà. Dottore. Beh, sarà io a operarne, perché mi sarò deserto la prima essendo nobile. Dicevo, no, e sarò deserto la prima, essendo arrivata qui per prima. Cara signora, l'ordine l'ha deciso dalla sala operatoria?
Adesso vedem. Sì, la prima lei la si metta tranquilla. Grazie, madre. Bene, madre, visitiamo intanto due signori. Che si chiamano? Ettore, dottore, piacere. Sono qua per l'operazione alle vene varicose. Allora, dottore, diffusa varicose alle gambe, con stenosi dei capillari e ristagno nei vasi periferici della vena saphena. Capisco. Un intervento di routine, può stare tranquillo. Sfidiamo la saphena in anestesia locale. Ah, un'anestesia locale. Una buona anestesia trentina. Io non mi fido tanto delle robe estere, eh. Ah, no, lo stacca le pude sotto. Tra l'altro. Mi dica se le fa male. Sì. Le duole a toccare? Oh, sì. No, beh, sai che vuol dire duole? Il dottore, vuol sapere se gli fa male a toccare le vene? Sì, mal, dottor, ma mal che non che dico, che poi me venne a grattarlo. Mi gratto, e ven fuori un'infezione, e mal, ma un dolore che non le dico, no? Certo, certo, ma vedrà che risolveremo molte cose con questa operazione. Andrà tutto bene. Sì. Madre, quando operiamo? Oggi pomeriggio, dottore. Bene, se le analisi sono pronte, tra due giorni sarà a casa suo guarito. Va bene? Oh, bene. Che gentilezza, che dedizione, ma che premura sto dottore. E che parla al paziente con il cuore in mano. Orfo, sei stanca in sala operatoria con il cuore in mano. Non bisogna far che perdere tempo, no? Bene, passiamo ora a lei, che si chiama? Antonio, dottor. Oh, per fortuna che il me chiama per nome. E il numero 16 se proprio non mi piace. Oh, non sei mica ante lager che aveva i numeri. Allora, dottore, affaticamento del muscolo cardiaco con parziale chiusura della valvola mitralica. Il cardiologo suggerisce un impianto di vena artificiale. Oh, poi che metto il Black and Decker? I battenti del cuore ce li go regolare, sì. Go 70 pulsanti al minuto. Anzi, volevo domandarvi, dottor Zacchele qua, non sarà forse il caso di far Eneco Topless? Ma, signor Antonio, si dice Eco Doppler. Ah. Certo, ma lo facciamo in sala operatoria. L'operazione non è urgentissima, ma prima la facciamo e meglio è. Sarà un intervento a cuore aperto. E corpo? Occorre un intervento, si grande? Caro mio, a mali estremi, estreme unzioni. Madre, ma mi dico paura! Faccia sentire il botto. Tossisca, per favore. Ma no, stia tranquillo. Nessun timore, tutto bene. Ma mi dica invece, prende molti farmaci? Ah, dottor, e la mia vita ho tolto sì tante medicine che ogni volta che tossisco guariso qualcheduni. Le prime medicine, le una dieta equilibrata, invece niente fumo, molto movimento e poi mangiare tanta verdura e tanta frutta. Difatti, una mela al giorno toglie il medico di intorno. Basta aver che da buona mira. Signor Antonio, vedo che è di buon umore. Bene. Stare su di morale aiuta tantissimo il benessere psicofisico del paziente. Sostituiremo la valvola mitrale. Va bene. Credo che operiamo domani. Se vuole del tempo per fare l'analisi, così intanto si mette tranquillo. Tutto andrà bene. Va bene? Boh, grazie, dottor, grazie. E ora passiamo a lei, signora baronessa. Dunque, che c'è? Miranda, dottor. E mi chiama son Miranda.
E comunque mi do un mal di pancia, specialmente qua a destra, sala dottore. Qua. Ieri, dottore, dai sintomi sembrava fosse appendicite o peritonite, però sarebbe molto più dolorante. Credo sia qualcos'altro. Dovremo farlo evacuare al più presto. Certo. Evacuare? Come evacuare? Che è un incendio? Che è un pericolo? Com'è che faresti evacuare solo io? E noi non la so morire tra le fiamme? No, no, mi dico di no. Mi dico che in questo caso evacuare vuol dire andare al cesso. Non è lo vero? Esatto. Se operare all'intestino è necessario. Ecco perché prima va dato la pirola. La serve a evacuare. Ma serve non l'estintor per andare al cesso? Le supposte la dottoressa. Quanti strafalzoni medici. Dottore. Metta pure seduta, signora baronessa, che la visito. Sollevi la maglietta. Grazie. Ecco. Oh, che freddo, dottore. Quanti anni ha, signora? Ma non sono mica domande da fare a una signora. Stai qua, dottore, non sì? Dica 33. Oh, mi diria volentieri, ma non me lo dirà nessuno. Bene, bene, può rivestirsi. Prego, faccio vedere la pancia adesso. Certo. Chi ho specialmente qua, come fa male, dottore? Qui vedo una cicatrice recente. Ha avuto operazione alla pancia. Sì, dottor, 3 mesi fa, come dal dottor Schneller a Vienna, un bravo medico è anche io, con le mande fatte, e un bel uomo anche lui. Sì, insomma. Capisco. Mi dica se le fa male. Qui duole? No, no, dottor. Qui? No, dottor. Qui duole? Ah, qui, mi scusi, dottor. Forse ho capito. Madre, mi prendo una calamita per cortesia. Cosa? Calamita? Calamita? Ah, adesso capì anche a me. Robe da non credere. E pensare che l'era Naranth in una clinica privata e a pagamento. Mino. Ecco, dottore. La ringrazio, madre. Prego, si figuri. Ti afferma, per cortesia. Sì, dottore. Oddio! Come immaginavo, è rimasta attaccata. Oddio, ho come il presentimento, signora Miranda, che il mio collega di Vienna le abbia dimenticato qualcosa nella pancia. Forse una pinza, un bisturi. E pensare che la si è fatta pagare a fior dei quattrini per farsi tagliare su da Vienna a Vienna! Ben? Una pizza, un cortello, mi va sempre comodo. Ha visto Eila i sottodeschi? Vedela che il numero 17 non le arriva per caso. 1-0 per gli ospedali pubblici. Ma dottore, è lo grave? Ma no, stia tranquilla, signora baronessa. Un intervento rapidissimo. Madre, predisponga immediatamente tutto e allerti la sala operatoria. Va bene, dottore. Bene. Infermiera? Roba, no, roba. Mi fa un pressione del sangue, e come lo vedo, patisco e poi svenisco, sì. Stia tranquilla, signora baronessa. Non vedrà nulla, perché la sediamo leggermente. Va bene, grazie, dottore. Certo, sarà un po' intontita, ma non sentirà male. Oh, grazie, dottore. La sediamo. Ma la opera incentata. Sarà quelle invenzioni lì da di Ancoi? Bene, ora vado. Per qualsiasi cosa, chiamate la suora. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Grazie, dottore. Eccoci, madre. Avevi portato il parè? Brava, la lo metta qua, tra il 16 e il 17. Va bene. Permesso, signora Miranda. Ecco qua. Vediamo se... Ecco.
Non sarà proprio come una camera singola, ma meglio che niente. Ben, grazie, 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 signorina. Almeno in questa, sì. Oh. Sai che è un'operazione che mi preoccupa, sì, sì. Operanno immediatamente la sciora, la gamba e rompe la panza. La porta subito, Giasse. Va bene. Jessica, puoi andare a prendere la carrozzina? Sì. Oddio, dai che è il medico, ma un po' tranquillizzata, che non è la peritonite, no? Perché se fosse stata la peritonite, beh, era ben peso, penso. La venia. Oh no, sa dice lei, la sera. Sì, era proprio peso. Che emozione. Allora, signora Miranda, in bocca al lupo. Bocca al lupo, grinta, mi raccomando. Sì, grinta. Oddio, ma mi so chi aspetto il notaio, però non è che potresti aspettare andare in sala operatoria. No, il primario l'ha detto, operiamo subito. E il notaio aspetterà. E intanto la guarda che la puoi firmare anche dopo, tanto sarà in anestesia locale. Dai, infermiera! Ma sì, dai, che anda. Pensero dopo. E in bocca al lupo, signora Miranda! Ma che bella impressione che mi ha fatto sto dottore! Sì, Antonio, tu ti sei un po' tranquillizzato adesso che te conosci. Ah, sì, per via dell'operazione, sì. Quando che sono qua all'ospedale, mi par di rinasce, buona compagnia, e bravo medico, non vedo e non sento la Franca! Ma ascolta, Antonio, ma chi è la Franca? Garbe Fioi? No. La mia sposa non era buona da restare incinta, e mi... Bianca? Sì, resta meglio così. È qualche anno che proprio non ne sopportano più. Se penso alla Franca, me bella gastrite, me vede il volto a stomaco, me gira la testa, me bella nausea, me vede storzicol. Me... Ecco, se parla del diavolo. E arriva la scusa. Stavo presto a girare i cacchi in arsa. Ecco. E in questa borsa che farò per la cambiarte? Quando te la finissi, telefoni me, va bene? Ecco, vedo lo signor rettore, che ben che la mi vuoi! Comunque, è appena sta qui il dottor, e mi ha detto che mi cambia la valvola del mitra del cor. La valvola del mitra? Così ti sbarri ancora tu, stupidate? E dall'agitazione mi voglio fare a mio prof sul lauro, guarda! Mi sento anche a bordellina di febbre! Guarda, non dico niente che le meglio! E vedi, vedi per caso quanti dito devi star chi ricoverà? Ah, non lo so. Spero almeno 10 e 15 di, così posso far ferie a me e anche a te. Sì, adesso sì che ti farla bene. E in questa borsa che sarò per cambiarti per 15 di. Ma com'è che avete fatto a sposarmi voi due se non potete vederle? Ne è d'accordo come in Cagnangà? Oh, 25 anni fa lei era bella e anche brava. Ma adesso, guardala, lei è simpatica come una Bruxelles messa al cul. Anche a te, 25 anni fa, te eri belle dove? Adesso guardate, te mi pari una statua? Sì, la pietà. Ma la mia sposa ando era? Ero lì in primario? Sì, lei sta qua 3 minuti fa. E l'ha portata a sala operatoria perché la gana pinza in te la panza. Una pinza? E la panza. Oh signore, adesso com'è che finché Drake arriva al notaio per fargli firmare il testamento? Beh, guarda che se non è niente di grave la firmerà dopo. Ah, buon dì, signora Franca. Oh, buon dì, Elo. Ne rivedeni, insomma, sì. Al capezzale dei rispettivi coniugi. Sì, cosa che non faria per la salute della mia sposa. Sì. Allora, voi due, veni con me per il campione delle urine. Dai, veloci, che ben presto. Vei dando un contenitor per le urine? Ehi Antonio, vei che ne dà un bel container delle urine! Franca, godanar! Se non te ciamo, è perché va tutto bene. Va bene?
Ah, va bene, va bene. Madre che dà con custodia, Ina. Vai, ti Antonio, vai. Porta. Franca! Che situazione? Ma sì, ne c'ha. Quando t'ho visto, mi è venuto male. E mi, una strevida. Vara a trovarti chi all'ospedale con il riccio che le scopra dopo tanti anni che sei in avanti. Ma giusto che la Miranda Migra si nascorta che ne conoscesse. E il mio Antonio le scorla peri. Non sei mica nascorti con la mondo. Bene, Vara, tutto avrei potuto immaginare forche di trovarti qua. Ma ascolta, dai, senti te zorcute per sai che dà stavolta il tuo uomo. Ma allora mi pare di aver capito che il gran mal di corpo. Dai, dai. E il marito anche che sta qui 15 di. 15 sì. 2 settimane di passo in cui ne potevo vedere solo mio e te. E te puoi venire anche a me casa. Oddio, che bello! E che bel che le sta ieri sera al ristorante mieti al lume dei candeli poter mangiare in pace sul mieti. Ah, para che mia la Miranda ha godito che aveva mangiato un panetto al bar dell'ospedale che non veniva fuori, vedete? Ma ascoltami, mio amore. Dimmi, caro. Ma quanti anni è lo che mietisse in amanti clandestini? Sì, curte anni! Da quando è che l'Antonio lo scomincia a aver tutti sti voli di sto mondo? 10 anni? Sì, caro. Perché mi sono stufo della Miranda? Oh. Mi non la sopporto più. La vado a dirgli a tutti che lei baronessa e fa figurazze dappertutto. Ma cara, l'ha tanti di quei soldi e tanta di quella roba. Ascolta, Carlo, fioi no che n'ave. Sono l'unico erede te senti? Basta che aver pazienza. Sì, certo, pazienza. Ma che quella lì, la vive 100 anni. Sì. E dopo, mica dito che la me lascia tutto a me. Perché questa storia della nobiltà, la gantenzione della sarghe tutto a sua sorella e a me poco niente. Ah, si sa ben. Allora basta fare che farzo torighe e indocca le ferite sotti. Esatto. Senti se compensa, sentite. Oh, ma... Allora, stamattina si è presentata l'occasione che aspettavo. Con la scusa che la Miranda la gana fifa boia dell'operazione, l'ama ha fatto chiamare il notaio perché la vola a tutti i costi di targhe testamento. Sì che mi ho telefonato al notaio e mi sono già messo d'accordo. A Elo che va il 10%, 10% del malloppo e il restante 90% le restano gli altri. Carlo amore, che bella idea! Sì, sì. Sì che allora adesso che telefono al notaio e gli dico che il vegnante è il momento. Così da quando la Miranda l'ha venuta dalla sala operatoria. Mezza rimbambita che fa infirmare e l'hai fatta. Dopo però aspetta che non è finita. Sì. Bisogna trovare il modo di farla fuori. Ma ho pensato anche a questo. Il telefono a Schneller di Vienna. Che il gefaga come dire l'operazione definitiva. Pagana anche a quel tanto bene, così dal tasi. Che piano perfetto! La finfo. Scampano quei soldi, solmieti e fin la vita da siori, anche se non se nobile. Sì, sì, tesoro, ma tasi a del tasi. Si va in mettere a me e fa quel che dico mi, che se la neva slisa, ancora stasera, adesso, né perché sennò così ti sta massa a sospetto. Ne senti per telefono. Ma, amore, ma se mi scampo con divento baronessa o no? Baronessa, no.
ma si ora cara sì. Oh.